Un punto sull'inseguitrice, Napoli 29, Milan 28 si è avvicinata, ma intanto sono distanziate Inter e Torino che hanno rispettivamente 27 e 25 punti, Fiorentina 24, Verona. Partita, veramente un Napoli che può gettare per il futuro delle basi molto molto solide. Per la prima volta Trapattoni si avvia verso la panchina con lo stato d'animo di chi potrebbe divorziare dalla Juventus. Nel primo tempo non è tanto il peso psicofisico del match di Barcellona, che pure grava su uomini come Bonini, quanto un diffuso nervosismo a rendere macchinosa e impacciata la manovra dei bianconeri, carente in fase di penetrazione. Il Napoli sfodera maggiore agilità e riduce al minimo i pericoli come questa staffilata di Cabrini. Mentre i padroni di casa stentano a entrare in partita, i partenopei mettono a profitto la loro freschezza e su punizione di Bertoni e colpo di testa di Maradona passano in vantaggio. La ripresa dal basso evidenzia la deviazione di Favero. Per la Juventus è la seconda autorete in quattro giorni. Per il Napoli il sogno di un successo a Torino che manca da 29 anni. Nella fase finale del tempo solo Laudrup sembra garantire i cambi di marcia che snellirebbero il gioco bianconero, ma la lucidità fa difetto al complesso. La smorfia preoccupata di Trapattoni fotografa la situazione in panchina. Intanto Lobello si appella in devota preghiera a San Rosario per ottenere pace e concordia in campo. Alla fine gli ammoniti saranno 8. Nella ripresa la Juventus dimostra che la fiacchezza della sua manovra era un fatto soprattutto psicologico. Atleticamente e agonisticamente, infatti, i padroni di casa reagiscono e agguantano il pareggio con l'eccellente brio. È una trama quasi pallanuotistica, alla ricerca, attraverso i tocchi di Serena Platini e Laudrup, del compagno meglio piazzato per il tiro. Trapattoni serra i pugni e festeggia l'evento a modo suo. Il Napoli onora la sfida con una immediata replica, firmata Maradona. Pin al posto di Bonini incrementa il dinamismo della Juventus e sulla scia di un ritmo crescente Laudrup avrebbe la grande occasione per il raddoppio, ma Garella si supera. Nelle file partenopee l'estro di Maradona e il cuore di Bagni tengono Tacconi col fiato sospeso. L'azzurro calcia alto da fuori area. In extremis su punizione di Mauro e ancora Garella a negare il gol a Cabrini e a chiudere una partita nella quale la Juventus si è trovata con un vantaggio sulla Roma oscillante fra i 2 e i 5 punti. Una domenica, è il caso di dirlo, formato elettrocardiogramma.